ragazzi, siamo qui insieme a Maresa Bertolo, sto anche sbagliando, e Francesca Corrado, perché è facile. Ciao. Ciao. Sono due giovani ragazze, presenti a Modena Play, che portano all'interno del Modena Play qualcosa di nuovo, all'interno anche dell'università. Cosa portate? Abbiamo uno stand chiamato Play Research, dove presentiamo progetti di ricerca sul gioco e col gioco. Quindi sono in gran parte giochi progettati al fine di sensibilizzare le persone, insegnare nozioni, raccontare nuovi modi di guardare alla realtà. Abbiamo una decina di progetti tra oggi e domani, alcuni dei quali sono proposti da una serie di associazioni o singoli autori che lavorano in Italia sul gioco. Ci sono giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi parzialmente digitali, ibridi di varia natura. E alcuni dei progetti invece arrivano dal mio gruppo di ricerca sul gioco del Politecnico di Milano, nella Scuola del Design. Lo spazio Play Research è gestito e nasce all'interno delle attività dell'associazione Play Res, di cui faccio parte, che poi Francesca ci racconterà. Un microfono ambulante. Sono dei progetti che vengono presentati per mostrare al pubblico di Play che il gioco non è soltanto il divertimento, che va benissimo e deve esserci, ma tramite il gioco possiamo anche riuscire a raggiungere dei risultati ulteriori per andare verso una vita migliore in generale su tanti aspetti. Faccio un esempio. Ad esempio, abbiamo dei giochi per sensibilizzare sui problemi dei ragazzi che vogliono fare coming out omosessuale, dei giochi sulla schizofrenia, giochi che parlano di meccanica quantistica, che si rivolgono a bambini con disabilità, agli anziani. Abbiamo dei giochi di ruolo su tematiche politiche non banali. Ma sono questi giochi sono stati sviluppati proprio per il pubblico, per farlo immedesimare nelle persone? Alcuni sì. Okay. Sta dicendo di tenere il microfono più vicino. Ok, vabbè, suggerimenti vari. Per fare meglio e sentirsi meglio. Per fare meglio e sentirsi meglio. Fanaux in questa forma. Ciao. Master anche dei ricordi. No, sono io. Sto facendo la mia parte in questo momento. Sto facendo io il master in questo momento. È un master versatile. È strano, è frustrante. Serie. È vero. È frustrante quasi. Ma poi tagliate? Sì. No, vabbè, questa parte la teniamo. Attenzione. Ah, ok. Andiamo sì, adesso. Certo. Quindi comunque sono giochi che si adattano a far interpretare diverse situazioni. Adesso sì. C'è un gioco che abbiamo provato anche noi sul canale che si chiama Cuore di Mostro. Non so se l'avete provato. Per dillo più lentamente. Cuore di Mostro. No, è un gioco basato su intraprendere gli amori adolescenziati tra mostri. Bello, chi l'ha fatto? La narrativa che è qua dietro, se vuoi dopo sì, ci può. Sì, no, loro li conosciamo, fanno dei bei lavori. È un bel gioco alla fine perché ti fa entrare in un'altra prospettiva, ti fa entrare in vari personaggi, ha fatto la femmina, lui non l'ha fatto nessuno, perché era il mostro. Però tipo abbiamo fatto la femmina, io la regina, un mio amico ha fatto la ragazza timida, strega, un altro ha fatto il mortale che era morto della ragazza e l'altro era un fatato, quindi un po' tra il pansessuale e il... Comunque, vuoi parlare della tua invece iniziativa? Esatto, Playres è un'associazione di promozione socioculturale che è nata a Modena lo scorso anno, ma il gruppo di cui anche Maresa fa parte è un gruppo che lavora insieme dal 2012 e che apre Play da ormai 4 anni grazie alla Tavola Esagonale, che è un evento divulgativo scientifico sul tema del gioco. È un incontro che si tiene ogni anno e che ha come obiettivo quello di far comunicare, dialogare accademici e non accademici, appassionati ed esperti di gioco. Okay. E la nostra... cerca di avvicinare. È un Tavola Esagonale, è un incontro, un convegno in cui parliamo di gioco quindi sì. Affrontiamo il gioco da punti di vista diversi, mettendo insieme anche esperti che possono portare contributi di carattere diverso. L'evento che c'era prima sua, prima presentavamo il libro War Game Interior Design, mostra la camera, che è una pubblicazione
comunicazione che è uscita adesso, abbiamo presentato oggi a livello nazionale. È un libro che arriva da una tesi di laurea in design degli interni del Politecnico, che racconta un'analisi e una metodologia di progetto di spazi ludici relazionali, quindi i luoghi dove gli adulti possono andare a giocare, soprattutto da tavolo. E è un testo che fa un'analisi storico e contemporanea delle ludoteche e poi propone una metodologia di progetto per questi spazi. Un altro libro che abbiamo pubblicato è Game Design, che racconta la disciplina dello studio del gioco, dei Game Studies. Che è quello che comunque parlavamo prima rispetto a quello che fai te. Sì, che... Cioè, interpretare all'interno varie situazioni a livello... Sì, è lo studiare la relazione tra gli esseri umani e il gioco. Perché avvicina il gioco, avvicina alle situazioni di questo tipo di gioco. Per questa esperienza personale, fa relazione molto di più. Quando giochi entri in uno stato altro di percezione, per cui riesci ad accettare cose che nella vita reale faresti fatica ad accettare, o a interpretare ruoli che non hai mai voluto o potuto interpretare, e nel farlo esperienzialmente riesci a vivere tutto il mondo degli e se, e sperimentarli, e poi questo ti suscita delle riflessioni che puoi portare avanti nel periodo successivo. Le varie possono essere un po' di certo, comunque integrate all'interno della propria, certo, diciamo, anima, coscienza, in maniera più efficace grazie al gioco. Sì, perché il gioco è interattivo, quindi tu non solo ascolti, non solo leggi, non solo guardi, ma agisci, e nell'atto di agire comunque hai un'esperienza che è più profonda, più ti tocca più da vicino di una fruizione non interattiva. Domanda così, per un attimo, per un discorso, gioco preferito, il GDR, se ci avete giocato? Il GDR, non te ne so dare uno preferito. No. Ambientazioni varie, ti piacerebbe giocarlo? Se il gioco è bello, l'ambientazione ci sta. Va bene, ok, quindi dove possiamo trovarvi voi? Noi abbiamo lo Stand Play Research, che è nel padiglione B, nello spazio ricerca, e poi l'associazione Play Res virtualmente ha una pagina Facebook che si chiama Play Res. Play Res. Okay. Play staccato Res. Per saperne di più potete scriverci su info@playres.it, è un sito in abbiamo costruzione. Il sito che sta per Facebook uscire. Facebook ce l'avete. Perfetto, c'è tutto qua. Esatto, nell'associazione potrete fare un sacco di cose, attività formative, rivolte a diverse tipologie di soggetti, facciamo progetti di ricerca sul gioco, sviluppiamo giochi e ci divertiamo. Perfetto, okay. Vi ringrazio, grazie per la collaborazione. Ciao. E buona fiera. Grazie a voi. Apprezzi il lavoro di The Evil Company e Dice Games Italia? Potremmo fare anche di più se tu ci dessi una mano diventando nostro sostenitore con Patreon. Potremmo realizzare più eventi, fiere, fumetti, giochi, progetti, live, e in cambio riceverai anteprime, prodotti e ricompense esclusive.